senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia e l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa 33esima puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa. Buon giovedì 8 novembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che continua la preparazione in vista del prossimo impegno contro il Città di Messina, ma sono tanti altri gli argomenti che tengono banco tra i tifosi, ma oggi è giovedì, quindi azioneremo la nostra macchina del tempo biancorossa per regalarvi una nuova puntata nostalgia. Oltre al consueto sondaggio, avremo con noi un grande ex calciatore del Bari. Come al solito non sono solo, con me anche quest'oggi Luca Deleteris. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao Nicola, ben ritrovato a te, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Radioascoltatori che possono da subito partecipare alla nostra trasmissione in vari modi. Si può chiamare al 388-636-3965, ripeto 388-636-3965, ma potete anche inviarci messaggi tramite il servizio WhatsApp che il buon Luca Deleteris leggerà in diretta al numero 340-451-8927, ripeto 340-451-8927, ma potete interagire anche in altri modi, ad esempio sulle nostre pagine social, sul nostro forum di orgogliobarese.it o qui sulla chat di Spreaker per chattare direttamente con noi. E allora partiamo subito, come detto, puntata nostalgia, quindi partiamo col sondaggio nostalgia odierno. Questa volta non parleremo, questa settimana non parleremo di ex calciatori o di ex tecnici. Questa settimana, dove si è parlato non in maniera positiva dei tifosi del Bari, parleremo appunto di tifosi, di ultras e di quella che è, secondo me, la loro massima espressione, almeno nel mondo del calcio, vale a dire la coreografia. Quindi quello che vi chiediamo è: quale, secondo voi, la più bella coreografia realizzata dalla curva nord del Bari? Scelta ovviamente vastissima, perché ne hanno realizzate tantissime sin da quando, insomma, dagli anni 70 in poi, quindi abbiamo tantissimi, quasi 40 anni, quasi 50 anni per poter mettere insieme, considerare più di una coreografia. Ne avranno fatte almeno 20-30, non lo so, la butto lì. Aspettiamo i vostri commenti, li leggeremo o ascolteremo qui in diretta a Tanto Non Capirai. Allora mi riallaccio subito al sondaggio. Come dico sempre, intanto tu Luca inizia a pensare alla tua coreografia preferita. Ok, allora dicevo, difficile? No, perché in realtà quando tu fai queste domande poi mi viene subito il primo ricordo. Però Luca, noi diciamolo, magari la gente pensa che noi le cose ce le prepariamo, cioè tu lo scopri. No. Quando fai queste domande, però, capito, arriva subito l'illuminazione. Poi ci penso un attimo su per capire se c'è magari qualcosa che mi è piaciuto di più, però poi ti dico sempre la prima che mi è venuta in mente. Diciamo che hai qualche secondo per pensarci. Per quanto mi riguarda, io mi baso sempre su quello che è il mio noto. Ho vissuto la curva quando c'erano gli UCN 76 e i miei ricordi non possono che legarmi a quella curva guidata sapientemente da Ciccio Lepore e Alberto Savarese, il parigino, che se ne dica, erano leader comunque silenziosi e che sapevano guidare al meglio migliaia di tifosi, perché all'epoca, quando il Bari faceva le trasferte in Serie A, non c'erano da gestire 600-800 tifosi, ma c'erano da gestire 3, 4, 5, 10.000 tifosi, come è successo in alcune trasferte, ad esempio a Roma. La più bella, secondo me, perché dagli anni 90 ai primi anni 2000 ne hanno realizzate veramente di bellissime, è quella ideata e messa in mostra durante un Bari-Lecce del campionato 1997-98. Ve la ricordo, in pratica la parte superiore della Nord era ricoperta con dei teloni grandissimi, sugli spicchi laterali c'erano delle lettere gigantesche che formavano la scritta Bari con la lunga finale. Ricordo a proposito che la coreografia non riuscì del tutto, perché proprio non si riusciva a far scendere fino in fondo questa lunga, che era sulla parte destra della curva vicino alla tribuna est, mentre al centro era riportato il simbolo della città di Bari, mentre nella parte inferiore della curva era un tripudio di bandiere bianco-rosse. Quindi secondo me questa è la più bella
anche perché l'ho vissuta, perché ovviamente stando in cura ho partecipato con tutti gli altri tifosi del Bari a questa coreografia, come ho partecipato anche a tante altre coreografie. Piccola parentesi, non dimenticherò mai quella che non è stata alla fine una coreografia, ma un qualcosa secondo me di fantastico, una maxi fiaccolata in un Bari-Milan serale. Vediamo se qualcuno se la ricorda. Fantastica, in pratica la curva sembrava fosse in fiamme, quella è una cosa bellissima, un Bari-Milan serale, mi pare che fu quel famoso Bari-Milan che finì con 5 gol del Milan, gol di Savicevic, ora però su questo non mi sono preparato, potrebbe essere quella. Luca, allora, ti ho dato qualche secondo per pensarci, non mi dire Bari-Foggia, allora, dai, mi deluderesti. No, il primo che mi è venuto in mente è Bari-Latina. Partita dei playoff nell'anno della remontata, sì. Una coreografia che coinvolse tutto lo stadio, non soltanto la curva, pur diciamo chiaramente avendo il proprio punto più importante con l'immagine di San Nicola proprio in curva nord. Però no, ce ne sono tante altre belle che ho visto, ma è questa la prima, insomma, che mi è venuta in mente non appena hai lanciato il sondaggio. A proposito di coreografie, ci sono due messaggi, un messaggio da parte di Caro, un messaggio da parte di Boris, che fanno riferimento invece alla coreografia realizzata in occasione del derby dell'anno scorso contro il Foggia, quindi i primi due voti vanno in questa direzione qui. In effetti hai sottolineato un aspetto importante, quella coreografia di Bari Latina forse, se non sbaglio, è stata la prima coreografia che ha coinvolto tutto lo stadio, quindi non solo la curva nord, quindi sicuramente hai fatto bene a citarla, perché in effetti è stato qualcosa di straordinario, avevo rimosso questo aspetto qui. Beh, aspettiamo i vostri messaggi, per magari ci è sfuggita qualche altra coreografia, sicuramente ce ne sono tantissime, quindi aspettiamo i vostri messaggi. E ora via le news biancorosse di giornata, partiamo con le ultimissime dagli allenamenti. Vi leggo, intanto c'è sono aperte le linee, quindi possiamo già ricevere le vostre telefonate quando volete, già la linea è aperta, sono giunte alcune telefonate, ora le mettiamo subito in linea, diciamo subito le ultimissime. Lavoro preparatorio in palestra ieri, a seguire lavoro atletico sul campo e partitella a tema a campo ridotto, possesso palla, tiri in porta sul finale. Questo è accaduto ieri. Intanto c'è subito un amico in linea. Ciao, benvenuta, tanto lo capirai. Ciao Nicola, sono Daniele. Ciao, Daniele. Io volo, insomma, sono tante le coreografie ci sono state, soprattutto appunto quando c'erano gli OCN, con tutto il rispetto dei ragazzi di oggi che sono fantastici. Io mi ricordo non mi ricordo la partita, comunque in Serie A, credo all'epoca di Fascetti, solo Bari con lo scudetto forse italiano Bari al centro e tutta la curva nord, solo Bari, ma ce ne sono altri, ce ne sono che sono infinite. Va bene, va bene, grazie Daniele. Se non erro, quella partita, dove, a me, quello che ricordo, fosse un derby col Foggia in Serie A, mi pare, però io no, ragazzi, non ho una grandissima memoria in genere. Su queste cose magari mi salvo un pochino, però non ho una grande memoria. Intanto sulla nostra chat c'è Salvatore che ci scrive: concordo con Luca, Bari e Latina. Aspettiamo altri messaggi, torniamo alle nostre notizie. Aloisi prosegue con il lavoro di recupero ieri anche sul campo in vista dell'ecografia di controllo in programma oggi in tarda mattinata, al momento non ci sono comunicazioni, vedremo se arriveranno nel corso della puntata. Lavoro differenziato sul campo per Turi in seguito alla botta alla spalla rimediata negli ultimi minuti di Acireale Bari, si è preferito ieri evitare eventuali contrasti in allenamento, quindi Turi che ha lavorato a parte, rientrerà in gruppo oggi e quindi seduta normale per Turi. Palestra invece per Pozzebon per un affaticamento muscolare agli adduttori. Per quest'oggi in programma allenamento pomeridiano con inizio alle ore 14:30, quindi tra 20 minuti Bari in campo all'antistadio. Luca, al volo, non mi ero accorto di questo infortunio per Turi, però insomma nulla di grave, fanno bene a preservarlo in vista anche delle prossime partite e dell'assenza di Aloisi. Sì, questo è il dato più importante, perché chiaramente mancando Aloisi l'unica alternativa è rappresentata appunto da Turi, a meno che insomma Cornacchini non decidesse di cambiare sistema di gioco, proporre una difesa a tre che tra l'altro non sarebbe, diciamo, spendibile nella prossima gara essendo Matera fuori per infortunio, quindi direi che
fa bene, insomma, lo staff a cercare di recuperare in tutti i modi con la giusta calma un giocatore come Turi. Intanto c'è un altro messaggio sul nostro servizio WhatsApp, c'è Alessandro che ci scrive: Bari Fiorentina, ultima partita di un campionato di Serie A. Forse no, questa ora mi coglie impreparato. Magari Alessandro dacci qualche dettaglio, perché ora questa non me la ricordo, questa coreografia di Bari Fiorentina. Andiamo avanti. E proprio Aloisi, ne abbiamo parlato poco fa, ha aggiornato i tifosi del Bari sulle sue condizioni fisiche e l'ha fatto tramite la pagina Facebook della società biancorossa. Ascoltiamo. Tanto non capirai. Allora, mi sono stirato il retto femorale, adesso sto recuperando l'infortunio, sto con un po' di lavoro in palestra, oggi ho iniziato la corsetta. Domani con l'agografia vedremo i prossimi giorni come impostare gli allenamenti. Sono venuto sempre al campo a vedere gli allenamenti e vedo una squadra tosta che si sta allenando bene. Piano piano recuperiamo e appunto domani vediamo con l'agografia a che punto sono messo, insomma. Tanto non capirai. E questo Aloisi, come detto, aspettiamo, speriamo di poter avere l'esito nel corso della puntata, altrimenti nel pomeriggio, comunque quando arriverà comunicheremo il tutto sulla nostra pagina Facebook e anche sul sito ovviamente di orgogliobarese.it. Andiamo avanti, ne abbiamo parlato ieri, nella serata, sempre di ieri, è giunta l'ufficialità. Respinta l'iscrizione della FC Bari di Giancaspro al campionato di terza categoria. A deciderlo il consiglio direttivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti con la seguente motivazione: esistenza di debiti federali relativi alla stagione 2017-2018. Le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, delle varie divisioni eccetera eccetera, ovvero altre pendenze verso società con sorelle o verso dipendenti e tesserati. Inoltre, si legge nel comunicato, alla data odierna la FC Bari SPA ha attivato la procedura di messa in liquidazione. Luca, diciamo che è prevedibile, cioè se c'è un regolamento, penso che un presidente anche come Giancaspro dovrebbe conoscerlo. Sai bene che se c'hai dei debiti non puoi iscrivere una squadra, quindi alla fine uno si chiede: ma perché mai? Sì, diciamo che insomma non si conoscono, ecco, quelle reali motivazioni per cui lui aveva tentato, ecco, la strada dell'iscrizione in la vera motivazione è quella dei crediti in Lega, però se sai che essendo comunque che non c'erano possibilità vista la situazione, tutto insomma, un po' troppo strano. Comunque c'è Alessandro che precisa appunto a proposito di Bari Fiorentina, ricorda un Bari Fiorentina 2-0 con gol di Stellini e Rivas. Ragazzi, mi avete un po' spiazzato. Dovrebbe essere l'ultima partita del campionato, del primo campionato di Serie A con Ventura. Vabbè, questa me la vado a vedere questa partita, sinceramente non me la ricordo. Mi ricordo un gol di Stellini, però ora questa partita non me la ricordo. Vabbè, andiamo un pochino a verificare più tardi. No, verificare, siamo sicuri che Alessandro dice il vero, però a ricordare questa partita. Tornando a Giancaspro, leggo qualche commento sul forum di orgogliobarese.it, perché c'è chi giustamente chiede cosa vuol dire quell'ultima parte dove si parla di procedura di messa in liquidazione attivata, e c'è un utente che evidentemente ha le basi per poter rispondere. L'utente si chiama, ha il nickname Tariel, leggo il suo commento: la liquidazione non corrisponde assolutamente al fallimento, la prima è volontaria ed è gestita dalla proprietà fino alla dismissione dei beni e all'incasso dei crediti, la seconda è una procedura gestita dal tribunale qualora sussistano determinate condizioni. Quindi questo è un qualcosa che andava specificato, come sempre preparati e pronti i nostri utenti su orgogliobarese.it. leggo qualche altro messaggio. Ufra scrive: finalmente è giunta la bella notizia che aspettavamo, ora caro Giancaspro datti all'Ippica. Ecco, quindi
Poi c'è addirittura un altro utente che scrive in grande: godo, ora fatti una cultura del segreto, beautiful, uomini e donne, riprendiamoci la storia adesso. Poi l'utente Zio Chan, che bella notizia, finalmente, ne leggo qualche altro di messaggio. C'è ad esempio l'utente Bari87 che sottolinea: neanche questa ti è andata bene. Oppure l'utente Castone Paperone, che dice più o meno quello che abbiamo detto noi: la norma è chiarissima, vorrei conoscere il genio che gli ha consigliato la procedura. Poi c'è chi scherza, come Chicco, pare che abbia chiesto un'iscrizione al torneo del Vaticano. Poi Serginio 81, ribadisco, ben gli sta. Oppure il moderatore Volder, riprendiamoci la nostra storia. Quindi Luca, tifosi contenti, perché diciamo che al di là dei guai giudiziari di Giancaspro, che ovviamente si protrarranno per parecchio tempo ancora, quantomeno per quanto riguarda questa storia della FC Bari, terza categoria, quindi della seconda, terza, quarta squadra, come vogliamo definire, di Bari, che non piace assolutamente ai tifosi biancorossi, penso che possiamo archiviare finalmente questo capitolo. Sì, credo di sì. Diciamo che obiettivamente la questione mi interessava molto relativamente, sì. Però il punto è proprio questo, nel senso che comunque vedere Giancaspro, dopo tutto quello che ha combinato al Bari, poter utilizzare ancora come se nulla fosse il nome della città di Bari per una società che comunque in un modo o nell'altro è stata la nostra per 4 anni, non sarebbe stato per nulla carino. Intanto c'è Salvatore, che ringrazio, che ci riporta sulla nostra chat un articolo di Repubblica, sempre per quanto riguarda Giancaspro. Vado a leggere quello che c'è scritto: la mossa di provare a iscrivere il Bari all'ultima categoria del calcio italiano avrebbe avuto lo scopo di attingere quel tesoretto da oltre 2 milioni di euro depositati in Lega e frutto delle ultime cessioni del suo Bari, in particolare quelle di Sisser, Benevento, Sabelli a Brescia e Dumbia agli svizzeri del Grasshopper. Vabbè, queste sono cose che ringraziamo Salvatore, però sono cose che già sapevamo, però insomma, si sapeva che l'intento di Giancaspro fosse quello. Poi c'è Daniele che non è il primo, ci scrive: Nicola, per favore contatta Peppino da Iapigia, perché ieri anche diversi tifosi mi hanno contattato in privato. Si è sparsa la voce, la notizia della, purtroppo, della morte di un Peppino da Iapigia, che è insomma, il famoso commerciante che aveva quella voce particolare, che faceva degli urli. Non so, Luca, se l'hai mai sentito, ci sono anche dei video su YouTube. Sì. Ecco, purtroppo. Bravissimo, purtroppo è venuto a mancare. Noi facciamo le condoglianze alla famiglia. E molti stanno chiedendo: non è che è quel Peppino da Iapigia che chiamava in trasmissione? Quindi io voglio rassicurare tutti: non è quel Peppino, è un altro Peppino. Tra l'altro, è un nome abbastanza comune. Quindi state tranquilli, Peppino sta bene. Chissà se riusciremo ad averlo nuovamente qui con noi. Quindi state tranquilli, Peppino sta bene. L'abbiamo anche allungato la vita oggi. Andiamo avanti con la rassegna stampa di Tanto non capirai. Diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale oggi in edicola. La Gazzetta del Mezzogiorno: Bari nel motore, un tuttofare chiamato Hamlili. Ci si rifà la conferenza stampa di ieri del calciatore italo-marocchino, sempre presente, sempre utile. Sempre sulla Gazzetta: Giancaspro, fine della corsa, quello che abbiamo appena detto. Cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport: il patto di Hamlili, vincere a Bari con Cornacchini, a lui devo tanto. Il centrocampista è stato il tecnico, l'ho avuto ad Ancona, è diretto pochi come lui nel mondo del calcio. Andiamo avanti, perché c'è un'intervista invece sul Corriere del Mezzogiorno a Piovanello che ha parlato in conferenza stampa credo la settimana scorsa. Piovanello che dice: adoro il Bari e Brienza mi dà i consigli giusti. Under in ascesa, il centrocampista ovviamente si racconta, quindi c'è questa intervista a Piovanello, che Luca, magari dobbiamo essere sinceri, non ci aspettavamo un'esplosione anche a livello mediatico per questo ragazzo, che comunque viene intervistato, viene comunque anche citato e considerato dai tifosi, cosa sicuramente positiva, però magari è arrivato nell'anonimato, è uno dei personaggi di questo Bari. Sì, è chiaro, insomma, sta facendo molto bene, quindi merita le giuste attenzioni, fermo restando che chiaramente la sua crescita di calciatore non passerà solo per questa stagione, perché nelle prossime, che sia con la maglia del Bari o che sia con un'altra casacca, sarà chiamato probabilmente a dimostrare il suo valore anche in categorie superiori.
Vi ricordo il quesito odierno: qual è la più bella coreografia realizzata dalla Curva Nord del Bari? Fatecelo sapere inviandoci messaggi al 340-451-8927, ripeto 340-451-8927, iscrivendoci sulle nostre pagine Facebook, Twitter, qui sulla chat del programma di Spreaker, oppure chiamandoci al 388-636-3965, ripeto 388-636-3965. Siamo giunti al momento dell'intervista. Oggi è la puntata nostalgia, quindi immancabile intervista all'ex biancorosso. Con noi uno dei punti fermi del Bari degli anni 90, uno dei sempre presenti, abbiamo parlato di Amlini, lui era uno di questi, sempre presente, nessun allenatore, soprattutto uno, rinunciava a lui. Per lui 112 presenze con la maglia biancorossa. Scopriamo di chi si tratta. Tanto non capirai. E siamo con Gianpaolo Marighetti, grande ex calciatore del Bari, ma anche di Piacenza, Sampdoria, Cagliari e Treviso. Ciao Gianpaolo, benvenuto qui a Tanto lo capirai su Radio Biancorossa. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Gianpaolo, partiamo da te. Avevi intrapreso la carriera di team manager prima, di osservatore poi. Ora di cosa ti occupi? I tifosi del Bari vogliono un po' farti un po' i fatti tuoi, dai, diciamo così. Sì, ho fatto per un po' di anni l'osservatore Treviso, poi sono passato 10 anni fa a fare l'osservatore per il settore giovanile dell'Inter, dove oggi sono responsabile dello scouting estero nel settore giovanile. Bellissimo. E quindi la mia professione intrapresa dopo il calcio è questa, insomma. Quella di scoprire giovani talenti all'estero, che è un qualcosa che ecco la domanda che ti faccio: credi che possa essere fatto solo da una società di Serie A con un certo blasone, oppure un qualcosa che si può fare anche magari nelle categorie inferiori, dove comunque no, assolutamente, assolutamente. Io penso che nel mercato di oggi ci sia spazio per tutti, per le differenti società, ovviamente sia a livello di giovani che a livello di grandi, poi gli obiettivi sono differenti, però credo che se si ha una buona struttura si possa andare a trovare giocatori, ma non solo all'estero, anche in Italia, perché ce ne sono di bravi anche in Italia. E io mi occupo anche un po' della selezione under 16, under 17 d'Italia, quindi diciamo che avere una buona struttura è importante per qualsiasi club. Ricordiamoci club come ad esempio l'Udinese, che hanno fatto proprio... L'Udinese, l'Atalanta. Il Genoa, un sacco di squadre che riescono tutti gli anni ad andare a pescare qualcosa da poi proporre sul mercato, proporre grandi club... Ecco, uno come Piontek, per esempio, come si becca? Esatto, come Piontek si becca andando a vedere i campionati polacchi della Repubblica Ceca, dove c'è stato pescato Skriniar, stanno pescato l'altro attaccante che è andato alla Roma, che adesso c'è un lapsus, non viene. Quindi bisogna avere delle strutture, poi un ruolo importante ovviamente ci sono sempre gli agenti che ti propongono, ma devi essere bravo anche poi a capire quello che ti propongono gli agenti e avere delle persone fidate, competenti che ti possono aiutare in questo. Distinguere l'affare dal bidone. Esatto, sì, perché oggi comunque ti propongono qualsiasi genere di giocatore, ma anche per non penalizzare poi i giocatori italiani, che tante volte sono più bravi di quelli stranieri, e quindi bisogna avere una struttura a tutti i livelli, a seconda della Serie B, la Serie C, dilettante, la Serie A, competente. La competenza comunque è sempre fondamentale. Ecco Gianpaolo, quale calciatore magari degli ultimi che sono venuti alla ribalta può considerarsi una tua intuizione, qualche calciatore che hai individuato tu e che magari hai proposto all'Inter o qualche altra squadra? Ma no, ma per il Benassi a Modena è stato visto da me come da altri. A me non piace mai parlare del personale, perché c'è sempre una struttura dietro, nel senso, poi l'intuizione è stata mia, ma poi è stato visto anche da altri, è stato perché non c'è mai solamente il lavoro di una persona a livello di scout, cioè, un lavoro di squadra, indubbiamente. Sì, e nel passato noi abbiamo, cioè in questi 10 anni fa fede per noi che siamo riusciti a creare un sacco di giocatori che sono andati al professionismo, magari in Serie B, in Serie A, intendo questo. Qualche nome, giusto per capire. Vabbè, Malivaia che è passato da noi, Benassi, Duncan che oggi gioca a Sassuolo, Umbaia che gioca a Bologna, per andare indietro poi c'era Obi, insomma il settore giovanile dell'Inter in questi 10 anni ha dimostrato di essere molto attento ai giovani, magari non per se stesso, che questo sarebbe il passaggio ulteriore da fare,
però è riuscito negli anni a proporre giocatori di livello sul palcoscenico importante, insomma, che considero la Serie A e la Serie B. Ecco, nel Bari di oggi c'è un certo Bolzoni, anche lui prodotto sui due giovani dell'Inter. Sì, dico, anche lui c'era quando ha iniziato questa attività oppure è precedente? Io sono arrivato che lui già giocava nell'Inter. Lui credo è un 89 e facesse parte del sette giovani dell'Inter già dai più piccolini, quindi sicuramente ha fatto tutta l'altra fila del settore giovanile. Esatto, fino all'esordio in Serie A e poi si è costruito la sua carriera, è andato a giocare a Siena. Ma io penso che quando un giovane riesca a arrivare al professionismo, è già un grande traguardo. Io intendo come Serie B, Serie A, è già una grande cosa, perché ricordiamoci che le percentuali sono sempre minime rispetto alla quantità di persone che provo comunque a intraprendere questo tipo di carriera. Ecco Gianpaolo, venendo un po' a questioni, diciamo, più biancorosse, definiamole così, il 23 ottobre scorso Eugenio Fascetti ha compiuto 80 anni. Chiedo se gli hai fatto gli auguri. Noi l'abbiamo chiamato in diretta, perché altrimenti sai che è un po' difficile intervistarlo. Abbiamo chiamato in diretta, Io purtroppo ho un ricordo speciale con il mister, perché ho trascorso con lui 3 anni meravigliosi, al di là poi dell'aspetto tecnico, ma è stata una persona, una figura per me fondamentale a livello tecnico, a livello di rapporti. Il mister lo ricordo sempre con un immenso piacere, purtroppo non ho avuto l'occasione di fargli gli auguri, ci siamo persi un po' di vista, ma è una persona che mi ha dato tanto e sicuramente gliene sono grato. Abbiamo parlato anche di te in qualche modo, perché fece una domanda sulla tattica, sui moduli, e lui disse: io giocavo col 3-5-2, c'era per esempio Manighetti che lo adattavo anche in marcatura, insomma parlammo di quel modo di giocare che per lui sarebbe ancora attuale. È vero, lui mi ha fatto marcare i numeri 10 più forti del tempo, perché allora c'erano i numeri 10 più forti in Italia, da Baggio a Zidane, a Del Piero a Totti, a Zola, a Mancini. Allora ricordiamo che lui sulla carta era un terzino, sulla carta era un terzino, però ti faceva anche giocare in marcatura. Sì, ma lui quando c'erano questi tipologie di giocatori, lui fa: io un uomo addosso glielo volevo sempre mettere, poi anche se non giochi tu non mi interessa, è importante che non giochi tu. Grande mister Fascetti. Restando sulla tua esperienza a Bari, prima parte del campionato 91-92 eri giovane, solo 4 presenze, poi il prestito a Piacenza e Monza. Ecco, che ricordi di quell'esordio col Bari? Perché se non erro fu un Parma-Bari, terminato 1-1. Parma-Bari, poi giocai contro il Milan, contro la Juventus, perché poi arrivò Boni con la Cremonese. Io ebbi la fortuna di trovare entrambi gli allenatori, perché sia Salvemini che Boni mi diedero fiducia. Per un ragazzino che veniva dalla Serie C, aveva 19 anni, non era semplice. Però poi fu una... Chi ti portò a Bari? Janic? Come? Janic ti portò a Bari? Sì, Janic. Poi fu una mia esigenza personale a farmi fare la scelta di tornarmi in Serie B, perché non mi sentivo tranquillo, ma la grande chance mi era stata offerta da entrambi gli allenatori. Poi ci sono tornato 4 anni dopo e ci sono rimasto. Ecco, per te quattro anni in biancorosso, qual è il ricordo più bello, quello che magari ogni tanto ti torna in mente, qual è magari la più brutta sconfitta, perché hai parlato di quella lì di Bologna. La sconfitta viene semplice, abbiamo perso 7-1 a Cremona, viene una roba, penso che è l'unica volta che mi sono vergognato di fare questa... Di portare la maglia biancorossa, perché è stata veramente... Poi sono anche quelle partite un po' strane, però 7-1 a Cremona. E poi i ricordi belli sono tanti, perché gli anni della Serie A, vedere San Nicola pieno contro la Juve, contro l'Inter, contro il Milan, ci siamo tolti delle soddisfazioni importanti, specialmente forse il primo anno, quando poi, ma anche lo stesso anno in cui retrocedemmo, Protti divenne capocannoniere, con Fascetti facciamo un calcio... Sono partite emozionanti quell'anno, nonostante la retrocessione. Esatto, quindi... ho molti ricordi positivi, i derby, ne vado orgoglioso di non aver mai perso un derby con Lecce, pareggiati e vinti e persi neanche uno, sia in Serie A che in Serie B, quindi va bene. Le piccole soddisfazioni messe sul posto. Vi ricordo che siamo in diretta con l'ex calciatore del Bari, Gianpaolo Manighetti. Una mia curiosità, tu ti alternavi spesso con Annoni, però ricordo che giocavi più tu di Annoni. Ecco, c'era rivalità tra voi due? Siete ancora in contatto? Ti dico che allora Annoni è il mio più caro amico, l'unico mio caro amico nel calcio.
Addirittura, vedi. Lui faceva l'allenatore dei ragazzini della Sampdoria, sì, e l'anno scorso lo sono portato all'Inter a allenare la nostra Under 15. Ah. Questo per dirti quali sono i miei rapporti con... Altro che rivalità. Altro che rivalità. Esatto, l'amicizia va oltre, insomma, perché giusto la rivalità in campo con gli avversari, anche gli stessi derby, però poi tutto si riconduce al campo, fuori sono altri valori importanti. Paolo, veniamo a questo Bari, al Bari attuale. Non so se hai seguito un pochino le vicissitudini di quest'estate. Che effetto ti fa vedere? Sì, sicuramente ero in vacanza in quelle zone, e poi l'allena un mio grandissimo compagno di squadra che è Giovanni Cornacchini, quindi è stato il mio compagno di squadra a Piacenza, e quindi adesso lo seguo con affetto, sperando, insomma, e augurandogli le miglior fortune. Ecco, Cornacchini che sta piacendo ai tifosi del Bari, perché sembra una persona genuina, trasparente, che non si nasconde, cioè quello che ha da dire lo dice tranquillamente. È proprio così, no? Sì, una persona meravigliosa. Io ho giocato 2 anni con lui nel 90, e poi l'ho sentito in passato ogni tanto, perché è rimasto sempre nell'ambiente allenato, quindi sono molto felice che lui alleni il Bari, perché è un allenatore preparato e una persona squisita. Quindi gli auguro le miglior fortune per lui e per il Bari. Gian Paolo, come vedi il futuro e anche il presente del Bari con i De Laurentiis alla guida? Ma sicuramente avere i De Laurentiis come proprietà è una cosa importante. Sono delle persone serie, sono delle persone che non devo certo io essere qua a descrivere quello che fanno. E quindi è sicuramente un bene per il Bari che ci sia queste persone che hanno deciso di investire, di rilanciare una società, una squadra dal passato comunque glorioso e importante, e di una città così importante come Bari. Gian Paolo, ti chiedo, per quanto riguarda il tuo Bari, era una squadra, parliamo degli ultimi, dei 4 anni, quelli più importanti, era una squadra che magari partiva sempre sulla carta con i favori del pronostico, perché non c'erano grandissimi nomi. Con scetticismo. Bravo, scetticismo, sempre nel senso del Bari, che magari è giornalista anche non di Bari, però poi ogni anno stupiva. Qual era il segreto di quella squadra, di quel gruppo, di quei gruppi? Innanzitutto stupiva perché c'era un grande dirigente che era Carlo Regalia, che era capace di andare a pescare, ecco, ritorniamo allo scouting, a pescare giocatori non di nome, che magari giocavano in categorie più basse, in Serie C, in Serie B, ma aveva la lungimiranza di capire che questi giocatori potevano esprimere qualcosa di più di quello che era il loro potenziale attuale. E poi c'è sempre stata una grande unità di intenti col presidente Matarrese, il senso di famiglia che ha sempre trasmesso lui. Io ricordo quando veniva contestato mediamente, insomma, negli anni che siamo rimasti c'era sempre questa velata polemica contro di lui. Io dentro di me dicevo: speriamo che rimanga a lungo. Infatti si è visto, infatti mi hanno dato ragione nel momento che lui ha mollato. Il Bari ha continuato a passare di mano in mano, ma senza avere mai una proprietà seria, una società. E questo è una cosa che bisogna tenere ben presente, perché oggi trovare persone che investono nel calcio serie non è così semplice, e quindi bisogna tenersi ristretti. Il segreto del Bari era quello, insomma, avere una società seria, attenta, con dei dirigenti capaci che sapevano costruire le squadre in determinata maniera, e un gruppo di giocatori che comunque è sempre riuscito ad andare d'accordo, a trovare l'amalgama giusta. È stato tutto un insieme, e poi una grande tifoseria che nei momenti difficili ti ha sempre aiutato, insomma, è tutto un insieme. Ecco, ma fondamentale della società. Tornando a Regalia, quindi a questo lavoro che faceva anche di scouting, come l'hai definito tu, qual è la più grande intuizione che ha avuto? Quel calciatore che magari ve lo siete ritrovati in ritiro e dicevate: bah, questo qua, invece poi si è rivelato un grande. Guarda, io ti dico, quando è arrivato Zambrotta, io ho detto al ritiro, dopo 5-6 giorni, ho detto: ma questo qua non c'entra niente con il Como, e giocava in Serie C, e quindi per me è stata una dei giocatori a me vicini, è stata una grande intuizione, perché un giocatore come Zambrotta, che poi è diventato campione del mondo, ha giocato il Barcellona. Sì, e penso che, parlo dell'epoca mia, poi Carlo ne ha scovati tantissimi altri, ma parlo che dell'epoca mia Zambrotta sia stato emblema. Fiore all'occhiello, insomma, sì, sicuramente. Infine, Gianpaolo, ti chiedo un messaggio per i tifosi del Bari che ci stanno ascoltando. Cosa ti senti di dir loro? Ripeto, non è un periodo bellissimo, però... Il messaggio che mi sento di dire è di stare vicino all'allenatore, alla squadra, che la proprietà che c'è oggi è una proprietà seria, vera,
e l'augurio che faccio è che possano tornare presto nel calcio professionistico che conta, e intendo dalla Serie B alla Serie A, spero la Serie A ovviamente, però il loro apporto sarà determinante e importante per la squadra. Perfetto, noi ringraziamo l'ex calciatore del Bari, Gianpaolo Manighetti, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Gianpaolo, grazie mille, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per la tua bellissima carriera da osservatore. Grazie Gianpaolo. Buona giornata. Tanto non capirai. E questo Gianpaolo Manighetti, che ora insomma ha un ruolo niente male, Luca, essere il responsabile scouting dell'Inter, insomma un ruolo, come ho anche sentito, lui in pratica dirige anche un'area tecnica dell'Inter, ha portato in nerazzurro l'ex terzino del Bari Paolo Annoni, insomma un ruolo importante e sicuramente molto molto bello quello di Gianpaolo Manighetti all'Inter. Beh, un ruolo prestigioso, un ruolo che chiaramente è centrale ormai nelle società di calcio, soprattutto nelle società come l'Inter, che ovviamente hanno puntato tanto sul loro settore giovanile negli scorsi anni. L'Inter a livello giovanile è una delle realtà più solide, migliori in Italia, anche a livello di campionato primavera, ed è sicuramente una squadra che riesce anche poi a monetizzare attraverso, diciamo, plusvalenze dei propri cartellini, dei propri giovani. Manighetti, che ha detto tante cose interessanti, mi è piaciuto tanto quando ha ricordato quel Cremonese Bari 7-1 che più volte abbiamo menzionato qui a Tanto Non Capirai. Lui ha detto: mi sono vergognato in quel momento lì di avere addosso la maglia del Bari, e quindi a distanza di anni secondo me è qualcosa di molto molto importante. E poi Manighetti, che si è vantato, Luca, di qualcosa di importante, forse anche unico, orgoglioso di non aver mai perso un derby con Lecce. Insomma, un calciatore che non è certo di Bari, che si vanta, come tra i più grandi ricordi è quello di non aver mai perso con Lecce. Sì, no, è sicuramente insomma, un ricordo molto bello da parte sua, anche perché, come dicevi tu, non è un calciatore di Bari, però è chiaro che poi quando comunque si indossa una certa maglia ci si leghi comunque anche a questa, fermo restando che quello è un calcio d'altri tempi, difficilmente ripetibile quest'oggi. Manighetti, che poi ha ricordato anche un altro aspetto molto molto interessante, importante, quando ha parlato dei segreti del suo Bari, e lui ha fatto due nomi, Carlo Regalia e Vincenzo Matarrese, e lui ha detto: nel momento in cui Matarrese ha mollato, il Bari non ha più avuto proprietà serie, e poi abbiamo visto cosa è successo. Luca, questo è un aspetto che magari molti danno per scontato, non tutti magari, però questa è la sacrosanta verità. Il tanto contestato e odiato Matarrese, che comunque Vincenzo Matarrese ha fatto tanti errori, l'ho contestato anch'io quando ero in curva, cioè non lo nego, però visto quello che ci è successo dopo, ad avercene di Matarrese, no? Sì, no, assolutamente, diciamo che forse tanti tifosi si sono ricreduti su di lui. Io credo che poi fondamentalmente l'astio nei suoi confronti sia derivato soprattutto da quello che è successo negli ultimi anni della sua gestione, in cui appunto si era un po', diciamo, staccato dall'idea Bari, non era più, diciamo, coinvolto come qualche anno prima. Sì, diciamo che più che quello, ora volendo semplificare un po' il tutto, i tifosi non gli perdonavano un po' il fatto di cedere i pezzi pregiati, il fatto di non voler mai fare il salto di qualità. Ora, giusto per andare sulle tematiche che andavano più in voga in quegli anni, però alla fine abbiamo visto che insomma, fare il presidente a Bari, fare il presidente in una società di calcio non è assolutamente semplice. Poi, parlando dell'altro grande pezzo da 90 di quel Bari, Carlo Regalia, il nostro Manighetti ha fatto l'esempio, quando l'ho chiesto del calciatore che più l'ha stupito, Gianluca Zambrotta. Quella fu veramente una grandissima intuizione, se pensiamo alla carriera che ha fatto Zambrotta preso dal Como in Serie C, poi Bari e poi Nazionale, Juventus, Barcellona, campione del mondo. Cioè, quella è veramente come si deve fare il direttore sportivo, come si deve scoprire, come si deve andare a cercare anche un talento. Beh,
Beh, sicuramente sì, diciamo che insomma lui ha avuto dei buoni esempi, visto anche l'ottimo lavoro che sta facendo con l'Inter, perché comunque al di là dei calciatori venduti dall'Inter a livello giovanile, con cui l'Inter ha fatto tante plusvalenze soprattutto questa estate, ci sono anche tanti calciatori giovani interessanti, uno su tutti Skriniar, che comunque in un modo o nell'altro l'Inter è riuscito a prendere. Skriniar, che era comunque della Sampdoria, io personalmente quando l'ho visto il primo anno alla Sampdoria non mi entusiasmava, perché faceva tanti errori, infatti mi stupì di vederlo poi con la maglia dell'Inter, però devo ammettere che devo ricredermi, perché è veramente un gran bel difensore, anche nell'ultima partita contro il Barcellona forse è stato il migliore in campo insieme ad Andano. Dice, vabbè, chiudiamo questa parentesi che non c'entra niente col Bari. E infine Marighetti, che ha parlato di Cornacchini, quindi c'è questo rapporto di amicizia tra i due, hanno giocato insieme nel Piacenza, quello era un Piacenza importante, quello di quegli anni là, un Piacenza che è stato anche in Serie A, il Piacenza degli italiani. E Marighetti, che ha confermato, insomma, Cornacchini una persona vera, una persona schietta. Luca, al di là dei meriti tecnici che speriamo di vedere, comunque di continuare ad osservare nel corso dei mesi, sicuramente Cornacchini, l'abbiamo detto più volte, è una persona vera, una persona seria, una persona trasparente, e penso che difficilmente nel corso di questa stagione calcistica ci andremo a lamentare per un qualcosa di non vero, comunque sia di poco facilmente interpretabile da parte del mister del Bari. Sì, anche perché poi in realtà a me come tifoso, ma penso ai tifosi in generale, piace comunque sentirsi dire le cose come stanno, anche nei momenti di difficoltà. No. E penso che un tifoso lo capisca, insomma, quando un allenatore ti sta portando la pappina pronta, ti sta dicendo le due chiacchiere davanti al microfono, è più bello sentirsi dire la verità, sentirsi, insomma, dire ciò che c'è, ciò, Luca, che non c'è. In conclusione ti faccio mi è venuta una domanda battuta. Preferivi più le conferenze stampa di Grosso, dove alla fine non si diceva assolutamente niente? No, quelle di Nicola. Bravo. Quelle di Nicola dove si diceva... Vai. Perché erano almeno, perlomeno erano più filosofiche, diciamo, rispetto a quelle di Grosso. Quelle di Grosso erano proprio banali, cadevano nella banalità, mentre lì si comunque cadeva nella filosofia, e essendo comunque, insomma, una materia che mi piaceva particolarmente quando andavo a scuola. Vabbè. E sicuramente scelgo le sue. Mi sei uscito bene, bravissimo, complimenti. Va bene. Allora, io preferivo forse quelle di Nicola, quantomeno c'erano degli argomenti da contestare. A Grosso che cosa dovevi contestare? Vabbè. Allora, è veramente tutto anche per quest'oggi, per questa puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani, ci proietteremo verso il prossimo impegno del Bari in casa contro Città di Messina. Ciao, grazie a te Nicola, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, a domani per l'ultima puntata settimanale. Rinnovo quindi l'appuntamento per domani, sempre alle ore 14, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, qui su Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.